siamo nel cantiere del signor Toro. Tanti ci stanno chiedendo com'è che Leolandi abbia deciso di costruire la casa di Peppa e quindi il cantiere del signor Toro. La realtà dei fatti è che la colpa non è nostra, nel senso che abbiamo ricevuto proprio una telefonata da Papa Pig che chiedeva quale potesse essere un luogo dove costruire la casa di Peppa in Italia. E quindi abbiamo scelto di lavorarci insieme e da quest'anno, già dal 2014, i bimbi possono venire a incontrare il loro personaggio preferito, appunto Peppa Pig, a Leolandia, tutti i giorni di apertura, all'interno del cantiere della casa. E il cantiere non è semplicemente un'area di attesa per la casa, proprio perché i bimbi possono prendere una serie di pulsantoni interattivi e farsi fotografare con tutti gli elementi del cantiere del signor Toro. E l'anno prossimo sorgerà sulla collina alle spalle del cantiere la vera e propria casa di Peppa. Sarà la prima volta in tutto il mondo in cui Peppa avrà una casa interamente visitabile e quindi i bimbi e le famiglie potranno entrare, visitare la cucina, sedersi al tavolo, aprire il forno, guardare com'è la cameretta o il bagno della famiglia Pig e ovviamente rotolarsi nelle pozzanghere di Pig.